Bella a tutti ragazzi, da Daniel Preview, siamo qui nella seconda benedizione di Ares. Il dio della guerra e anche l'ultimo dio rimasto da salvare. E si è rivelato un po' più debole e dipendente dalla sua forza. Perché ora senza forza, ora che è un pollo, fa più fatica a dimostrarsi e a tirarsela. Troppi nemici. Troppi. Proviamo a nasconderci per fare l'attacco furtivo. Ed uno in meno, è già meglio. Però qui non si può proprio fare stealth. Qui bisogna affrontarli faccia a faccia, che da un punto di vista è anche bello. Però, cioè, uno vorrebbe anche avere più opzioni. Non mi sembra questo il caso. Beh, anche questo è un dente. Accidenti, quell'affare sembra giungere direttamente dall'oltretomba. Come ha fatto a finire qui, Terate? Il nemico mi ha appena aiutato, grazie. Mi ha liberato l'altra parte per il dente. Infatti c'è un altro, mi sembrava di averlo visto. Non era tutto troppo facile. Attenzione che improvvisamente il sole ha cambiato. Sto sole non è più rosso. Belli questi giochetti, però un po' anche difficili, eh. Ne ho mancato uno giusto per far durare un po' più il video, perché perfetto, se no capivate che anch'io ero insomma un divino, una divinità. Ma scherzavo, vabbè, adesso lo prenderemo subito, tanto ci manca solo quello. Perfetto. Il drago Ismeneo era figlio di Ares e protettore del suo regno. Quel mostro non era morto a Teme. Sì, me lo ricordo, perché Ares se lo portava dietro alle feste, finché finalmente un anno di punto in bianco, niente più simili. Portò il suo corpo sull'isola d'oro per piangerne la scomparsa. Non è molto da Ares. Ci sono molte cose che ignori di lui. Che è successo ai suoi denti? È stato Cadmo a toglierglieli, un famoso cacciatore di mostri, e poi Giasone degli Argonauti. Quando i denti del drago vengono piantati nel terreno, lì nasce un soldato. Guerra dentale! Tifone ha corrotto questi soldati per farne il suo malefico esercito. Non
capisco perché Ares non mi ha detto che aveva portato qui il corpo del serpente. Diciamo che non è proprio facilissimo parlare con te. Certo, sono uno che scherza. A spese degli altri. Sto rompendo il ghiaccio. Stai creando il ghiaccio. Pianta i denti del drago e forse le tue parole saranno in grado di confortare tuo figlio o addirittura fondare una città, come gli Sparti aiutarono Cadmo a fondare Tebe. E lì, tra le fauci di quel serpente leggendario, giaceva lo strumento di guerra di Ares. Le cose sono sempre nell'ultimo posto dove guardi, eh? Bene, ho la Salpinx di Ares e la melodia di tributo di Tifone. È ora di aprire la fortezza. Di disciplina, orso. Non sei pronto. Va a casa. Ares! Shh. Vuoi farmi catturare? Non c'è un riparo adatto. Ma questa è la tua fortezza. Però non sono più il capo del pollaio, giusto? Tornerai il re del castello appena avremo recuperato la tua essenza. Come se gli dei saltassero di gioia al pensiero. Afrodite è sposata con Efesto. Pensa che ho sentito che ultimamente quel pazzo si sta dedicando alla pittura con le dita. E Zeus mi odia. Non è vero! Semplicemente preferisco la capacità militare, di comando, la maturità di Atena, la musica di Apollo. Oh, dei, sono diventato mio padre. Guardati, Ares. Questo sei tu. Non ti interessa il giudizio della gente. Tu agisci e basta. Se le cose non vanno come dici tu, sei capace di radere al suolo intere città. Tu proteggi la tua gente e la tua famiglia a qualunque costo. Sei terribile! E tra l'altro sei sempre stato uno dei miei preferiti. Hai dei pessimi gusti. Forza, apriamo questa porta. Vieni con me. Dentro? Stai scherzando? Se il vecchio me ha mai fatto qualcosa di buono, è stato proteggere quella fortezza. È attrezzata alla perfezione. Va bene, troverò il dispositivo di tracciamento e tornerò fuori. Abbi cura di te. Quel posto sarà pieno di servitori di Tifone, lo sai anche tu. Ecco un'altra benedizione, Fenix, nel caso tu debba affrontare di nuovo forze soverchianti. Buona fortuna, faccio il tifo per te. Oh, non conoscevo questo lato di Ares. Forse l'ho giudicato male. Il grande e potente Zeus che sbaglia? Impossibile!